Oggi vi parlo di GOALS, un acronimo che sa di ricerca e sperimentazione. E per farlo vi porto all'interno di un laboratorio dove incontreremo un bioingegnere che ha inventato un sistema innovativo per la misurazione della colonna vertebrale e della postura. Quello che vediamo nel laboratorio di San Giovanni Teatino è il risultato finale di una ricerca scientifica durata circa 25 anni e portata avanti dall'ingegner Moreno D'Amico, specialista in bioingegneria e biomeccanica, insieme ai suoi soci, gli ingegneri Piero Roncoletta e Gabriele D'Amico. Il sistema GOALS è un metodo unico e innovativo che riproduce lo scheletro umano in 3D utilizzando 16 telecamere a infrarossi che raccolgono i segnali dei punti catarifrangenti posizionati sul corpo. È un software che registra le informazioni e le elabora in ricostruzioni tridimensionali. Tecnicamente si chiama sistema stereofotogrammetrico optoelettronico e più semplicemente vuol dire utilizzare più telecamere in forma di stereovisione. È un esame che riproduce esattamente quello che fa il nostro cervello attraverso i due occhi. Guarda cioè un oggetto misurando in altezza, in larghezza e in profondità. Alla base della ricerca che ha portato allo sviluppo di questa speciale tecnologia c'era la necessità di trovare un sistema per misurare il corpo umano senza l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti dei raggi X. Grazie a questo metodo, infatti, le misurazioni sono totalmente innocue e quindi si possono ripetere anche spesso, ogni volta che serve. Inoltre, le misure possono essere fatte sia in condizioni statiche, ma anche in movimento, e questo permette di avere dei dati estremamente precisi sullo scheletro di una persona. Sì, perché in questo caso riusciamo effettivamente a determinare una condizione globale della completa postura di tutto lo scheletro e in particolare anche della morfologia, ovvero della forma della colonna vertebrale. E, diciamo con caratterizzazione anche in questo caso tridimensionale e la riusciamo a ottenere sulla base della media di tantissime misure e quindi diciamo così, mentre ci svincoliamo da quella che è un po' la logica della radiografia che sarebbe one shot, cioè un'immagine singola o due immagini come peraltro si deve necessariamente fare con la radiografia perché, come abbiamo detto, possono avere una caratterizzazione di rischio e quindi c'è la necessità di fare una singola immagine o al massimo due, una alla vista anteroposteriore e una alla vista di profilo. In questo caso, essendo le misure totalmente innocue, ne possiamo fare tante e evitare quello che potrebbe essere l'effetto anche delle fotografie, occhi aperti e occhi chiusi. Non sempre le fotografie vengono bene, questa la scartiamo. E invece, nel nostro caso, facendo tante misure, facendo la media, siamo sicuri che quello che stiamo misurando e poi il risultato di quello che abbiamo misurato rappresenta in maniera caratterizzante quello che è l'effettiva sostanza della postura del soggetto. L'esame non richiede nessuna preparazione da parte del soggetto. Basta indossare uno slip o un costume a due pezzi per lasciare libero il corpo. I contrassegni catarifrangenti posizionati su alcune prominenze ossee permettono di fare la ricostruzione matematica di un modello dello scheletro che poi si adatta alle misure del soggetto e rappresenterà in maniera completa la forma e l'assetto dello scheletro della persona. Questa metodologia, nata per analizzare le disfunzioni dell'apparato scheletrico umano, permette anche di monitorare l'efficacia delle terapie riabilitative prescritte dallo specialista e consente di cambiare strategia nel caso queste non funzionino. Tutti i dati raccolti dall'esame vengono infatti memorizzati in un computer ed elaborati dal software. E questo è il grande vantaggio della tecnica, che permette di monitorare ogni cambiamento che può essere causato o dallo sviluppo della patologia o dalle terapie intraprese.
Grazie a questa tecnologia è quindi possibile determinare lo stato di partenza dello scheletro di una persona, individuare il miglior percorso terapeutico e contemporaneamente attuare un programma di monitoraggio per verificare l'utilità della terapia o apportare cambiamenti in corso d'opera. Qui abbiamo una diciamo la classica disposizione del diciamo modello e del protocollo che abbiamo sviluppato per fare l'analisi della postura in condizioni pseudostatiche. Qui abbiamo il soggetto che viene su cui vengono posti questa serie di contrassegni. Il totale nel caso della postura statica è un totale di 27 contrassegni, e questi 27 contrassegni vengono posti in quelle posizioni perché tramite il modello matematico di cui parlavo prima si riesce poi a ottenere la ricostruzione scheletrica, e come si può vedere in questo caso riusciamo già immediatamente a determinare quelli che sono dei parametri quantitativi relativi alla condizione dell'assetto della postura di tutto lo scheletro e alla determinazione delle informazioni relative alla forma della colonna, e quindi capire se il soggetto ha una condizione di bilanciamento equilibrato oppure meno, e nello stesso tempo lo riusciamo a fare proprio perché abbiamo detto essere questa un'informazione tridimensionale, lo facciamo simultaneamente anche per quello che riguarda la condizione dell'assetto di profilo, e quindi stabilire se le caratterizzazioni della forma della colonna sono corrette oppure se c'è qualche cosa da rivedere, così come anche l'assetto in condizioni anteroposteriori. Tutte queste informazioni servono per costruire quello che può essere, nel caso se ne ravveda il bisogno, un progetto, diciamo, riabilitativo, un progetto terapeutico per il quale poi porre diciamo, delle tappe di controllo e vedere se effettivamente quello che sta avvenendo è quanto è stato programmato nel progetto terapeutico. Ed ora vediamo dal vivo un esame della colonna vertebrale con l'aiuto di una modella d'eccezione, la pluricampionessa del mondo di pattinaggio artistico, Deborah Sbey. E questi contrassegni vengono posti a partire dalla settima vertebra cervicale fino alla terza sacrale, una ogni due vertebre. Guardati i piedi un attimo, adesso guarda davanti a te, quindi determinata la prima vertebra, che è la settima cervicale, si va a disporre l'altro punto nella vertebra che corrisponde alla terza vertebra sacrale, e quindi in questo caso poi si procede uno ogni due vertebre nel disporre i contrassegni. Ecco, questi sono due punti importantissimi che sono corrispondenti a due prominenze ossee che si chiamano spine iliache postero superiori, che ci danno l'informazione della eventuale inclinazione del bacino nel piano frontale, che poi andremo a complementare con le informazioni che andremo a contrassegnare nella parte anteriore del corpo, e cioè con le spine iliache antero superiori. Anche su alcuni punti del viso, in particolare sugli zigomi e sul mento, per tenere conto della posizione del cranio. Questi contrassegni ci danno conto della posizione dello sterno del soggetto, e gli altri importanti punti del bacino, della pelvi, che sono queste spine iliache anterosuperiori, che quindi ci aiutano a comprendere come è disposta la base d'appoggio della colonna vertebrale, perché diciamo siamo una costruzione che ha caratteristiche dinamiche, ma ha sempre due colonne che sono rappresentate dagli arti inferiori, un architrave che è rappresentato dal bacino, su cui poi poggia la colonna che sviluppa tutta la condizione dell'assetto del tronco. Per completare abbiamo gli ultimi punti,
volta di nuovo, che ci daranno conto della posizione delle spalle e della posizione degli arti inferiori. Allora, per la posizione delle spalle andiamo a posizionare questi contrassegni a livello della parte terminale dell'acromion, poi gli ultimi contrassegni si dispongono sugli arti inferiori e sono a metà del capo popliteo e sulla prominenza del calcagno. E adesso chiederemo a Deborah di mettersi in una posizione di autocorrezione, quella che riesce a ottenere come migliore posizione. Allora, nella misura tridimensionale abbiamo individuato esserci uno sbilanciamento del bacino con una leggera differenza di lunghezza degli arti inferiori. Questa è una condizione sostanzialmente diciamo fisiologica, nel senso che abbiamo nelle ricerche che abbiamo fatto e abbiamo anche recentemente pubblicato su una rivista molto prestigiosa dal nome PLOS ONE, noi esseri umani siamo un po' tutti con una lieve differenza di lunghezza degli arti inferiori. In questo caso, tramite il fatto che queste misure sono totalmente innocue, possiamo andare a vedere l'effetto eventuale di una correzione per portare la lunghezza degli arti inferiori alla stessa quota e quindi vedere l'effetto che si ha in tutto l'assetto della postura, in particolare anche nell'assetto del tronco e della colonna vertebrale. Quindi in questo caso, per Deborah, mettiamo uno spessore che è quello che abbiamo quantificato con la misura tridimensionale e vediamo, prima diamo alcune sollecitazioni al suo sistema di controllo e poi ci poniamo nella misura tridimensionale ancora per vedere quelli che sono gli effetti stimolati da questa correzione. Prima di fare la misurazione del cammino di Deborah sul tapis roulant per verificare le caratteristiche del movimento, Moreno D'Amico procede con la calibrazione anatomica che serve a definire correttamente lo scheletro della campionessa per poi procedere alla misurazione vera e propria. Dopo questa prima verifica, alcuni contrassegni vengono rimossi. In questo modo i movimenti della persona sono più semplici.
Infatti quello che abbiamo determinato per Deborah, teniamo in considerazione il fatto che Deborah chiaramente è una campionessa mondiale, una super atleta, per cui non ha problematiche di alcun tipo. Però anche in questo caso, volendo spaccare il capello in quattro, abbiamo visto che esiste una condizione che sostanzialmente è fisiologica, così come abbiamo determinato anche nelle nostre ricerche, e cioè la presenza di una lieve differenza degli arti inferiori, che può essere sia anatomica che funzionale, ma molto più spesso è la mescolanza delle due. Ciao a tutti, sono Deborah Sbei. E pratico dall'età di 5 anni pattinaggio artistico a rotelle e finora sono riuscita a conquistare 15 titoli mondiali. E circa 6 anni fa ho eseguito un esame posturale con ricostruzione 3D dello scheletro, dal quale è emerso che avevo una dismetria degli arti inferiori di alcuni millimetri. E io effettivamente lo sentivo perché quando, specie sui pattini, quando ponevo il peso totalmente sulla gamba sinistra, avevo una introrotazione del ginocchio. Quindi mi hanno consigliato di indossare dei plantari che tuttora appunto indosso nei pattini, e da lì ho notato subito un miglioramento e quindi maggiore stabilità anche a livello dell'equilibrio. Quindi ringrazio l'ingegner D'Amico che anni fa mi fece questo esame e tutti coloro che mi sono stati dietro. Il sistema GOALS permette la misurazione dello scheletro umano in modo semplice e sicuro. La valutazione può servire per individuare eventuali condizioni patologiche, ma anche a stabilire le tecniche per migliorare la performance sportiva. La nuova tecnologia messa a punto dall'equipe, guidata dal bioingegnere Moreno D'Amico, è l'unico sistema al mondo che garantisce un'accuratezza di dettaglio e un'alta precisione della misura della colonna vertebrale in movimento e nella stazione eretta. Un'eccellenza che pone l'Abruzzo all'avanguardia nel campo della bioingegneria e delle scienze matematiche applicate alla medicina.